Prima di iniziare il nostro spettacolo, cedo la parola due minuti al sindaco e alla dottoressa cardiologa, sempre dottoressa, no? Ah, non sei cardiologa, internista, falla finita. Ok, alla nostra amica Lola Fernandez. Sì, buonasera a tutti, benvenuti, saremo tra qualche minuto. Solo questo piccolo prologo da parte nostra, dell'amministrazione comunale, della responsabile dell'ufficio Europa del comune di Sonnino, per spiegarvi brevemente qual è un altro degli importanti progetti approvati e finanziati dalla Regione Lazio sul piano culturale, gastronomico, storico del nostro territorio. Allora, senza voler annoiare la platea, che evidentemente aspettano una cosa più importante di un progetto approvato dalla Regione Lazio, solo per dire che insomma diamo inizio da oggi praticamente a un pacchetto di attività che il Comune è riuscito a mettere insieme per valorizzare il territorio di Sonnino. Ecco, noi abbiamo voluto con questo progetto, stato approvato dal Consiglio regionale della Regione Lazio, abbiamo voluto mettere in ordine i diversi pezzettini di cose che si fanno a Sonnino, quando molte volte si fanno disperse, non gli si dà lo stesso valore. Io ho un'amica francese, Luciano, che e spesso mi vede le fotografie che postiamo su Facebook di Sonnino, no? Abbiamo visto. E si vedono questi bellissimi vicoli, no? Allora, questi nostri amici stranieri che lavorano anche con noi in progetti ci hanno detto: ma dove è questo posto bellissimo che vogliamo venire a visitare pure noi? Ecco, un intervento di questo tipo, che sia integrato, che metta insieme le diverse cose che si fanno in un paese, che va dalle torce agli eventi culturali, al teatro stesso o ad altri eventi sociali che si fanno, e si chiama, questo progetto l'abbiamo messo insieme, si chiama Percorsi Sonninesi. Quindi noi sarà nostra cura dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio Europa produrre un DEPIAN, una guida che saremo in grado di distribuire sia attraverso il web, quindi internet, che attraverso anche magari un DEPIAN editato apposta, in modo da potervi indicare quali sono quegli percorsi e che cose si possono visitare durante tutto l'anno a Sonnino. Ok, non so, mi sono spiegata? Sì, abbastanza. Tanto, prima di lasciare la parola a Paolo, per esempio una piccola chicca di questo progetto: avremo, tanto comunque il telefonino ce lo abbiamo tutti, quella sorta di QR code che saranno messi in alcuni punti strategici del nostro territorio, uno ci arriva col telefonino davanti, scarica che cosa si può vedere, quello che si può fare a Sonnino, soprattutto in quel periodo, ma non solo, e se lo può seguire tranquillamente all'interno del nostro straordinario centro storico che tra qualche mese inaugureremo, terminati i lavori del rifacimento delle facciate. Io mi fermo qua, ci sarà modo comunque poi di farvi conoscere quello che stiamo facendo, ma era giusto oggi lo start con questo teatro, questa rappresentazione teatrale, questo musical sulla vita di Madre Teresa, e lascio la parola al regista Paolo Pega. Grazie davvero e buona visione a tutti. Il microfono lo puoi portare, tienilo giù, tanto adesso te lo spegnerò, così spegnete il microfono a Luciano, grazie. Prima di iniziare, mi dà la luce sul pubblico? Illuminate un attimo il pubblico. Arriva. Grazie. Mi sembra doveroso ogni tanto ricordarmi anche di voi. Perfetto, grazie. Ah, no, la galleria non la vedo purtroppo, perché è illuminato solamente qui. Allora, avevo detto prima buonasera a tutti, volevo ringraziare il sindaco e Lola Fernandez. Come avete sentito, Lola ha un accento milanese, molto milanese, è madrilena, quindi è spagnola, ecco le sue R accentuate. Questa sera il nostro gruppo, i Teatranti dell'Arca, si presentano con un nuovo musical, a distanza di un anno. Esattamente un anno fa, era il 4 di giugno, siamo un po' avanzati, però 20 giorni dopo, un anno e 20 giorni, siamo qui di nuovo in questo bellissimo piazzale, dove abbiamo giustamente anche la galleria, quello che in piazza non abbiamo.
per parlare di una suora che era Madre Teresa. Però prima di iniziare, permettetemi di far fare un grande applauso a un'altra suora che, non abbiamo più, a Suor Romana, che giusto un anno fa ci lasciava. Ok, La Matita di Dio, Madre Teresa, il musical, con i testi di Piero Castellacci e le musiche di Michele Paolicelli. È la vita di Madre Teresa di Calcutta, raccontata in musica ed in prosa, attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con particolare riferimento agli aspetti più semplici e più umili: l'amore dei poveri, il lavoro. Il lavoro, il valore della diversità fra gli uomini, la sua gente, il suo sorriso gioioso nell'affrontare i problemi più tristi. La storia prende le mosse dal momento in cui Madre Teresa abbandona la congregazione di Loreto a Calcutta. L'entusiasmo, la voglia di dare inizio alla sua missione nel nome di Dio sono subito messi a confronto con le terribili condizioni di quella parte del mondo da sempre bisognosa d'aiuto. Le malattie, la fame, la povertà, l'incontro-scontro con le autorità locali, i problemi, i dolori, i drammi dei singoli individui sono gli elementi affrontati e svolti ora in musica, ora in prosa, con il chiaro intervento di far riflettere e al tempo stesso fare spettacolo. Il musical non ha la pretesa di essere la storia di Madre Teresa, romanzata in chiave musicale. Intende recuperare teatralmente, offrendoli al pubblico segmenti e sentimenti cantati, ballati e mimati. Nella vita di una piccola donna considerata a ragione fra le più grandi del mondo, Teresa, un uccellino illuminato dal Signore, distribuisce il suo mangime in un mare di sofferenze incommensurabile, eppure lotta, si ingegna, soffre, prega e lentamente riesce a costruire, semplicemente spargendo intorno a sé amore, fede e speranza. La semplicità è una delle sue armi preferite per combattere la povertà. Una povertà non è soltanto quella materiale di una terra, l'India, ai limiti della sofferenza, ma è soprattutto la povertà del cuore. Iniziamo adesso lo spettacolo. Vi dico solo di ascoltare bene le canzoni, perché è il filo conduttore di tutta la storia di Madre Teresa. Grazie a tutti e buona visione. Share the joy of loving, share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Jesus said, I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, saved me. Whatever you do to the least of my brethren, do to me. Prayer gives a clean heart, and a clean heart can see God. The truth of prayer is the deepening of faith.
Eccola quest'India che sta qua. Eccolo l'inferno del buon Dio. Do you want?
Ma è mai possibile che non ti posso scattare una foto di nascosto? Uno scoop è pur sempre uno scoop. Te l'ho detto mille volte. È inutile che stai nascosto lì dietro come una iena. A quest'ora lei prega. E tu non preghi? Già fatto. E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma è mai possibile che Madre Teresa non vuole capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha tanti soldi da investire, dopo farà una cospicua offerta? E allora, se il tuo giornale ha veramente tanti soldi da investire, perché non investe un po' qui e senza bisogno dell'intervista? Che t'avevo detto? Ce l'hanno sempre pronta! Prontissima! Beh, e piuttosto, questa casa per accogliere i poveri malati, ve la danno, non ve la danno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti! Ecco, vedi, vedi, mi stai disturbando sul lavoro! Lavoro, fatica! E quando ti pagano per questo lavoro? Tantissimo! Una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarcelo. Questa è bella. Me la segno. Me la segno. Allora, vediamo. Allora, lingotti d'amore. Ok, giusto? Conservarli in banca, te pare. Hai visto? Tanto t'ho visto! Vabbè, allora niente intervista. Niente intervista. Ma nemmeno dopo che ha pregato. No, dopo che ha pregato prova a dormire un po'. Sai che anch'io in genere provo a dormire un po'. Ma faccio certi sogni strani. Ma lo sai che anche Madre Teresa a volte fa dei sogni strani? Ah sì? E che sogna? Che sogna? Sogna spesso una cosa molto bella. E che cosa? Che cosa? Una cosa molto simile a questo che ha scritto. Leggi. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso, l'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto, tantissimo tempo, sento il calore di una mano», e si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore, e io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Hai capito? Sì, ho capito. Che c'era da capire? Manco se fosse stata una legge di matematica di Einstein, chissà che ha detto. Padre, odio el filo suyo.
cavolo, mamma mia che freddo. Che freddo, ma se qua non si respira dal caldo. Che freddo, mamma mia che freddo. Come siamo diversi, mamma mia, come siamo diversi. Tu hai caldo perché sei un ubriacone. Oh, ma per chi mi hai preso, eh? Ma guarda tu. Comunque, mettiti l'anima in pace. Anche oggi Teresa è molto occupata. Lo immaginavo, guarda, lo immaginavo. Vabbè, allora dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Beh, sì, perché? Un'intervista a te. Per esempio, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Il giorno più bello? Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. In mezzo a sto schifo? Certo. Ma come? Qui c'è l'amore. L'amore? L'amore che lava via lo schifo. E l'amore, più è amore, e più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente. E la carità non ha nulla a che vedere con la pietà. È amore. Carità e amore sono la stessa cosa. Con l'amore dai amore. Perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano a lui. Hai capito? Sì, ho capito. Che c'era da capire? Oh. E con l'amore tutti i giorni più brutti possono diventare improvvisamente più belli. Vabbè, vabbè, ho capito. Ho segnato, ho capito. E invece il giorno più brutto della tua vita qual è stato? Il giorno più brutto? Quando Teresa è andata via dalla scuola dove insegnava per venire in questo posto. Io ero una delle sue allieve e senza di lei ci sentimmo subito perse, tutte come figlie senza più madre. Questa è bella, lo sai? Tutte figlie senza più madre. Ma me la segno, me la segno perché... Ma me la segno perché ci potrebbe uscire un bell'articolo sul giornale di domani. Sì. Tutte figlie senza più madre. Ma vabbè, però, vediamo un po'. E Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi. Dov'è che nasce quella sua gran volontà? Dov'è che trova tutto il cuore che ci dà? E noi che siamo le sue allieve, come potremmo stare senza lei? E ci ha lasciato perché ha fame più di noi, ci ha detto un giorno se verrete pure voi, riceverete nelle mani.
dammi forza, mio grande Dio. Tu lo sai che il mio cuore è tuo, ma da adesso dividerò tutto l'amore che ho dato a te con tutti gli altri che aiuterò, asciugando con le forze mie il pianto e il sangue dell'umanità. Ci riuscirò, ce la farò, e sarà tua la forza mia. Ci riuscirò, se vedrò Dio tra quelli che salverò io. Qui c'è la povertà, il padrone è la malattia, i bambini con quegli occhi che ti guardano, chiedono aiuto a me, tu salvami o morirò, è il mio cuore che scoppia e grida, sì, io ti salverò per tutti loro. L'amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. La ricerca del volto di Dio in ogni cosa, in ciascuno, dovunque, in ogni momento, scorgendo la sua mano in ogni cosa che avviene. Questa è la contemplazione nel cuore del mondo. Che meraviglia! Pure la malaria, oltre all'ulcera pure la malaria. Hai la malaria, poverino. Per fortuna il dottore ha detto che si tratta di una forma blanda di malaria, una forma di malaria di poco conto, ecco. Una forma che, cioè, che ne so... Si è adeguata subito al proprietario? Sì. Chissà, tra le due... E qual è la vera medicina? Questa. Ah, ok. La bevo questa. Fra tutti i malati che conosco... Tu sei il primo che si vuole ammalare ancora di più. Ma... Fra tutte le suore che conosco, tu sei l'unica che non si fa i fatti suoi. Vedi un po'. E piuttosto, questi tanti aiuti umanitari che attendete, sono arrivati, non sono arrivati, che fine hanno fatto? Ma che? Sono fermi all'aeroporto per problemi di sdoganamento. Vabbè, però... Ma scusa, che cos'è che vi serve di più? Tutto, penicillina, chinina, antibiotici, fari chirurgici, anestetici, farina, latte in polvere, garze, caffè. Caffè. Ogni tanto un po' di caffè ci vuole. E mi sembra giusto, un caffè ci vuole. Insomma, ci serve un po' di tutto. Ma... Vedrai che sarà
a questioni di giorni, eh. E dopo magari io... E poi intanto qualcun altro ci lascia la pelle. Ma a me non dispiace, ma di questa cosa qua, Madre Teresa, che dici? No, io vorrei sapere. È affranta, ma non molla. Ha una fede tale che mette quasi paura. Lei c'è sempre. Noi a volte crolliamo per la stanchezza. Invece lei c'è sempre. Si siede accanto ad un malato per consolarlo. Deterge il sudore ad un altro. Pulisce le ferite della lepra ad un bambino. Poi piange. Prega, si rialza, si asciuga le lacrime e ricomincia da capo. Vi devi volere un bene da matti tu. Bene. Se potessi avere la millesima parte di quello che ha lei, sarei già in paradiso. Dai, coraggio, coraggio. Vedrai che adesso che arrivano questi tanti attesi aiuti umanitari, tutto andrà un po' meglio. Speriamo. Scusa, nel frattempo... Io posso fare qualcosa per voi? Sì. Dimmi. Curati. Mi curo. Mi curo, Casa, per fare addio da sposa, e qui succederà chissà cosa. A casa, e tu piccola suora, come sposa. Casa e cuore tuo, per ospitare chi ti passerà di qui e non conosce Dio e sa che povertà è tutto ciò che ha e sarà casa sua.
rimasta una foto. Mi sa che la faccio a loro. Buonasera. Mi stai disturbando sul lavoro. Mr. Adams. Piacere, Michael. Ah, cortesia. E quindi questa sarebbe la nuova casa di Madre Teresa? Beh, in verità non è proprio sua, è in affitto. Ah, è in affitto. E chi ne sarebbe il proprietario? E l'affitto, come lo pagate l'affitto? Con il sacrificio. E mi sembra bene. E tu chi saresti? L'arcangelo portiere. No, sono uno che vuole aiutare. Ah, un volontario. Questa pure è bella, sì, perché qui tutti volontari, tutta manodopera gratis, sacrificio gratis, lavoro gratis. Vorrei sapere chi ci guadagna in tutto questo. Dimenticavo. Del resto lui è uno che con gli affari ci ha sempre saputo fare. Sì, senti, sei qui per fare un'offerta. Un'offerta? Io? Perché? Che cosa c'è di male? Mi sembri uno che vorrebbe dare. Forse gli manca un po' di coraggio. Ecco, bravo, hai detto bene. Mi tremano soltanto le mani, per non dire qualcos'altro, soltanto all'idea di tirare fuori un nichelino, guarda. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Noi non abbiamo le medicine giuste e lui ha bisogno di cure urgenti. Ma la malattia che c'ha? Ma è contagiosa? No, e poi anche se fosse, che cosa cambia? Assolutamente niente, che cambia? Niente, non cambia niente. No, sarà cambia invece niente. La tua buona azione ad essere contagiosa. Ma perché dopo di te ne verrà un'altra, ne farà un'altra ancora e così via. No, perché io... Ma come responsabile di un'epidemia di buone azioni non mi ci proprio vedo. Ma guarda quanta gente sta qua, mi deve proprio... No. Michael! Sono giornalista, mica portandino! Quando a casa ci piove, a chi gli dietro ce lampa. Tu devi sapere una cosa. Io sono molto più malato di te. Tanto per cominciare, bevo 2 bottiglie di whisky al giorno. Guarda qua, è la seconda. Non faccio mai mancare un po' di grappa. E vino mio, Doc. E in più ho l'ulcera duodenale. Non lo so se tu c'hai presente l'ulcera duodenale, però ognuno qua si tiene i danni suoi e tutto andrà un po' meglio, no? Attenzione, attenzione, accorrete donne! È arrivato il camion degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite! Accorrete tutti, uomini e donne! I suddetti aiuti umanitari sono... Una scopa elettrica, un asciugacapelli elettrico, un tostapane elettrico, un coltello a fetta salumi elettrico, un rasoio elettrico, una borsa d'acqua calda elettrica, un frullatore elettrico, un temperamatite elettrico, un'altra scopa elettrica, un tramezzino elettrico, una termocoperta elettrica, un fermacarte elettrico, un'altra scopa elettrica, un flacone di deodorante elettrico, un oroscopo elettrico, un mocio elettrico, una forbice da giardinaggio elettrica, un'altra scopa elettrica. Questa roba qua l'hanno mandata a noi. Grazie per l'amore che voi dimostrate a noi. Tutte cose elettriche, ignorando che da noi manca l'elettricità.
morte se si attacca una spina, questa spina nel cuore tanta luce farà. Ecco questa cosa qua, l'hanno mandata a noi, forse qui risolverà tutti i problemi a noi. Tutte cose futili, tutte cose inutili senza l'elettricità. Forse se il tuo amore è un motore, con la spina nel cuore tanta luce verrà. Vediamo, proviamo, di nuovo, vediamo, ancora, 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 siamo troppo fragili, anche un po' invisibili, se non c'è l'elettricità. Siamo paragonabili, non illuminabili, se non c'è l'elettricità. L'energia che accende l'amore senza l'interruttore, chi l'accenderà? E quel sole che abbiamo dentro senza un chilowattore, chi lo scalderà? Ecco questa roba qua, l'hanno mandata a noi, grazie per l'amore che voi dimostrate a noi. Se osservassimo il funzionamento del materiale elettrico, spesso si vedono cavi piccoli e grossi, nuovi e vecchi, di scarso valore e costosi, ben allineati. Finché la corrente non li attraversa, non vi sarà luce. Quel cavo siamo tu ed io. La corrente è Dio. Noi abbiamo la facoltà di lasciar passare la corrente attraverso di noi, di consentirle di usarci, di produrre la luce del mondo, ovvero di far sì che la corrente si serva di noi missionari per visitare il mondo, in modo che possiamo continuare a collegare i cavi degli uomini, delle donne, con la corrente dell'amore. Cara Teresa, lo sai che ti dico? Tu sei proprio grande. Il mio lavoro mi ha permesso di incontrare tantissime persone, persone che vivono di astrazioni, persone che vivono di preghiera, persone che vivono di emozioni, persone che vivono di tutto ciò detto fino adesso. Malgrado io abbia capito che cosa tu stai facendo, per chi lo stai facendo, per lo scopo il quale lo stai facendo, io ancora non riesco a capire una cosa. Non riesco a capire chi sei. Soltanto una suora? Ovvio che no. Allora, Madre Teresa, chi sei? Dimmi chi sei, dimmi chi sei, dimmi chi sei, Madre Teresa, dimmi chi sei. La matita fra le sue dita, chi sei? Lui scrive e scorre la vita, chi sei? Fa di noi le sue tante matite, siamo noi le sue tante matite. Scriverà la mia volontà, sei tu, che scrivendo togli dolore, sei tu, che scrivendo sa di chi muore, sei tu, che lottando scrivere bene. Amore volontà, la partita scorrerà sul
tu la ammirerai. La vita è un sogno e ne farai realtà. La vita è sfida e tu la affronterai. La vita è un gioco e tu la giocherai. La vita è amore e quindi ne godrai. La vita è un inno e tu la canterai. La vita è lotta e tu l'accetterai. La vita è un'avventura e tu la rischierai. La vita è proprio vita e la difenderai. Se l'amore è l'unica cosa che scriverai, amore e volontà, sai tu, la matita fra le sue dita, sai tu, chi scrive e scorre la vita, sai tu, va di noi le sue tante matite. Lassù una grande luna bianca come neve, e Teresa venne da me e scoppiò in un pianto. Lei che non ha pianto mai, non ha versato mai lacrime, non si è mai concessa di ammettere che la debolezza la fa come noi. Forse ha peccato orgoglio e vanità quando ha lottato al posto suo. Che cosa ho fatto per le vie di una città? Ho combattuto contro la povertà con le mie forze e il sudore mio, rubando il cuore che era di Dio. Occhi tuoi, perché tu dai la forza a tutti noi. Se non ci fosse Dio dentro di te, saremmo tutti eroi, ma senza un re, senza un re. Deep.
tetto buio su noi. Si può guarire con l'amore.
perseveranza si può ballare usando la pazienza. Metti questo piede così, sposta qui quel altro, prova a camminare, senti il tempo fatto da te. Sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato, ma continua a ritenere che la sofferenza più profonda sia la sofferenza di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia che un essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu, Mr. Adams, hai qualcuno che ti desidera? E questo? Era un po' che non ti si vedeva. Dove sei stato? Ai tempi l'undicesimo comandamento non l'hanno scritto. Sono stato ad ovest, nella giungla, a fotografare gli elefanti. Che meraviglia! Ed ho scoperto che gli elefanti indiani, a differenza degli elefanti africani, hanno le orecchie corte. Sì. Accidenti! Questo sì che è uno scoop. Già me lo vedo domani su tutte le pagine. Gli elefanti indiani hanno le orecchie corte. Tutti i particolari in cronaca! Sfotti. Infierisci pure con calma. Ad ogni modo, sai per caso, miracolosamente,
Se fa viva oggi? No, oggi non c'è. E dove? È andata in missione. E dove? Ad ovest, nella giungla, a far crescere le orecchie lunghe agli elefanti dalle orecchie corte. Missione impossibile. Vabbè, vedo che oggi non è proprio aria. No, uno scrupolo me lo voglio togliere. Una sola cosa. Voglio sapere, ma perché Madre Teresa, quando ha scelto di fare la missionaria, è venuta proprio qui a Calcutta? Non lo so, di sicuro mi pare che non l'abbia scelto lei. E chi l'ha scelto? Non lo so. Un vescovo? Non lo so. Anzi no, mi sembra di ricordare che gliel'abbia consigliato la madre. La madre? Di chi? Di Teresa. Ah, e perché? Non lo so, ma perché non lo chiedi a lei? A chi? Alla madre? Ma no, a Teresa! Ma come a Teresa? Ma non avevi detto che è andata in Africa a far crescere le orecchie là, lunghe, grosse, puoi pensare? Oh! Oh! Non si può, non ti puoi fregare. Non ci si può fidare nemmeno più delle suore. Each one of you.
Gentili signore e signori, benvenuti a questa splendida serata. Serata nella quale festeggiamo l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Madre Teresa di Calcutta. Vi ricordiamo che la festa è patrocinata niente meno che dal Re di Svezia e dai biscottini Biscottini, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia. La direzione augura buon divertimento a tutti! Quanta bella gente, ma che mondanità, qui per festeggiare Madonna povertà, premio più importante di questa umanità. Che bello Nobel, che bello Nobel, uomini eleganti, signore del Nobel, mani gioia latte, diamanti a volontà, respirando insieme il profumo di Chanel. Che bello Nobel, che bello Nobel, con magnifici signori, che bello, labbra che sorseggiano champagne, che champagne. Guarda quanta gente è qui tutta per noi, qui per arricchire Madonna povertà, dona assai importante che un po' ci aiuterà. Che bello Nobel, che bello il Nobel, ma che santa donna e suor questa sua re, che suor sono quei soldi chissà che ci farà, comprerà una donna o forse un decolletè. Che bello il Nobel, che bello il Nobel. Gentili signore e signori, nel congedarsi da voi, la direzione vi dà l'appuntamento al prossimo anno, augurandovi dal più profondo del cuore la buonanotte e vi ricorda ancora una volta che non c'è premio Nobel senza i biscottini Biscotti, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Che significa? Significa che l'importante è fare qualcosa, anche piccola, dare noi stessi, il nostro tempo, il nostro lavoro, per dimostrare che si vuole bene. Ma l'oceano è immenso! Sì, ma se tu guardi chi ti sta vicino e magari vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventa quello il tuo oceano. E in tal caso io ne sarei la goccia. Sì, ma solo se gli farai del bene. Mi piace come cosa. Bella. A volte basta anche una piccolissima azione, che te la senti subito dentro al cuore, che lenta scende e fa... plaf! Che cosa? La goccia. Ed è come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso. E tutto questo grazie alla tua piccolissima goccia. Plaf. Chissà se funziona lo stesso con il whisky. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventa frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché sarà un altro in più che davanti a Dio si investirà di una nuova responsabilità nei confronti del mondo. Un'altra goccia nell'oceano. Bravo, stai diventando bravo. Vabbè, però bravo, questa era facile, bravo. Vabbè, vabbè.
Faccia! Complimenti! Ma che eleganza! Dici? Sì, grazie. Prego. E come ci si sente vestiti da missionari della carità? Beh, posso rispondere con una frase banale? Ma certo!
L'abito non fa il monaco. Buona questa. Ti piace? Sì. Ma che è sto odore? Che è sto odore? Ah, sì. È che devo portare il pesce agli ammalati. Ah. E devo anche sbrigarmi perché mi stanno aspettando. Io qua ti volevo. Oh, ma spiegami una cosa, no? Ma perché voi missionari, invece di distribuire il pesce agli affamati, non insegnate direttamente agli affamati a pescare? Troppo semplice. Perché voilà. Spesso non hanno nemmeno la forza di tenere una canna da pesca in mano. Adesso io gli porterò il pesce. Poi andrà tu e insegnerai a pescare. Ma scusa, una cosa. Prego. Ma che cos'è la povertà? Quella vera, quella vera. Questa è bella. Più di tutti è la solitudine. E la solitudine la guarisci con il pesce? Anche. Però si guarisce ancora meglio insegnando a ritrovare la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si fa, si va, si parla, si ascolta, ma soprattutto si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Certo. E dove lo prendete tutto quanto questo bene da dare a tutti? Ah, già, dimenticavo. Il vostro fornitore. Guarda che il fornitore di tutti. A proposito, ti ricordi di quel malato un tempo fa che ho chiesto di accompagnare all'ospedale e tu ce l'hai portato? Perché... No, ma... Ah, ok. Sta bene. Oh, sta benissimo. Sono contento. Sei contento? Sono contento per lui. Per lui e anche per te. Sono contento per lui e sono contento pure per me. Per tutti. No, che per tutti. Per tutti. Sono contento per lui e sono contento per me, no per tutti. Che ce ne frega a tutti. Adams, ma noi siamo tutti. No, noi non siamo tutti. Adams, noi siamo tutti. Andiamo a distribuire il pesce. Andiamo a distribuire il pesce. Ok. Ha visto mai che con un cefaletto e qualche trota magari guarisce qualcun altro? E così, grazie a un cefaletto, grazie a te. No, grazie a me, che grazie a me? Grazie a me e a te, siamo due qua. Grazie a noi. Grazie a noi. Grazie a noi, grazie a tutti. No, che grazie a tutti, io qua vedo a me e te, che grazie a tutti, che sto a fare? No. Adam, ma noi siamo tutti. No, io e te, ma che no, che tutti? Adam, siamo tutti. No, che Adam, tutti, no, Adam, tutti. No, che Adam, tutti. No, siamo, no, no, siamo tutti. Di Teresa Suora parlano in televisione, sui settimanali, pure gli animali sanno che Teresa c'è. Scrivono libri di interviste, spiegano quel suo gran bisogno di salvare il mondo, di salvare tutti, per salvare pure te. Chiedono a Teresa Suora, gridano forza dai Teresa, salva i tuoi malati, salva gli affamati, e poi salva pure me, pure me. Sì, pure me, sì, pure me. Fuori, cos'è la castità? E se le fa paura la lepra che c'è qua? Se magari da caputa un giorno se ne andrà, e se ne andrà. Madre Teresa, riveli tutto a noi. Madre Teresa, si sfoghi un po' con noi.
detto quella volta Lady Di? Che ha mangiato dal Papa venerdì? Cosa pensa del sesso bisessuale? Trasgressivo, trasgressivo, proprio tanto. Trasgressivo, trasgressivo, mamma quanto! Sulla Santa Teresa, la stampa è tutta qua. Fare di una fora, la sua celebrità. Ci dica cos'è stato che l'ha portata qua. O se c'è un talismano che non ha la virtù. Se magari tutto un tratto la vede perderà, la perderà. Tutto questo chiasso che c'è mi dà più dolore di tutti i miei malati. Prega nel silenzio che in te scopri la speranza e qualcuno salverai. Come sempre arrivi col solito chilometro e mezzo di ritardo. Ma la conferenza stampa non era alle 5? E infatti è finita. Ma se sono le 5:05? Madre Teresa è stata molto concisa. E che ha detto? Che bisogna pregare un po' di più. Bisogna pregare un po' di più e basta. E ti pare poco? Tu preghi un po' di più? Io no, ma che c'entra? E invece c'entra, perché non preghi un po' di più? Oh, bella, perché non conosco nemmeno una preghiera, non so nemmeno una preghiera, non ho mai pregato nella vita, che ne so? Guarda, fatica. Tieni. Ok. Qui ce ne sono un po', te lo regalo. Che... Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco. Madre Teresa la recita sempre. Titolo: San Francesco a Calcutta. Ma guarda che lo so, lo so che San Francesco non è di Calcutta. A me lo dici. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. Sto cercando l'ispirazione per l'articolo di domani. Teresa dice che senza la preghiera non riuscirebbe a lavorare nemmeno mezz'ora. La preghiera dà forza. Stasera di almeno una preghiera e vedrai che l'articolo ti viene da solo. Di a Madre Teresa che per vincere il premio Pulitzer, l'Oscar degli attori, quante tonnellate di preghiera dovrei dire? Io per esempio tutte le sere prego anche per te. Tu preghi per me? Sì. E perché? Perché mi va di pregare per te. Ti ringrazio. Ad ogni modo credo che mai nessuno abbia mai pregato per me. Non ci credo. Di sicuro ci sarà qualcuno che ti vorrà un po' di bene. Anche perché le vie del Signore sono infinite. Oh, allora tu, oltre a questo, dovresti darmi anche una cartina topografica di tutte queste vie del Signore che sono infinite. Tu cominci a pregare per qualcuno e poi vedrai che la cartina la trovi da solo. Vabbè, io me ne vado. Che stasera la dici una preghierina per me? Stasera? Se proprio ci tieni. Veramente sei te che ci devi tenere. È da te che deve partire. Partire senza la cartina.
Bravo. Ma stai andando bene. Ma vuoi vedere che lagartina è questa? Vabbè, se tanto ci tieni, stasera dirò una preghiera per che te. Che bello. Ma davvero sei contenta che io questa sera dico una preghiera per te? Sì. Quanto siamo diversi. Mamma mia, quanto siamo diversi. Mamma mia. Ma che strana bestia sei, ma che naso lungo hai, forse ancora tu non sai nemmeno cosa vuoi, forse il simbolo sarai della tua diversità, sei qualcuno che poi ci dirà che il bello c'è se c'è diversità. A chi mi assomiglierà la giusta umanità, anche Dio che già lo sa, è diverso un po' da noi, e da sempre ci comunica che il bello c'è se c'è diversità. Benedetta questa santa e grande tua diversità, benedetta chi l'ha fatta questa mia diversità. La mia musica e poesia che riscopre il mondo, e che il mondo sia un mondo di diversità, proprio come questa qua. Anche gli arabi e gli ebrei hanno gli occhi come gli miei, cosa c'è in fondo agli occhi tuoi. Ma chissà cosa sarà questa mia diversità che mi fa sentire uguale a te, perché tu sei diverso come me. Dacci oggi il nostro pane di umiltà e diversità, non ci indurre in tentazione perché c'è diversità. Sia la gente che riscopre un Dio, che riscopre il mondo, e che il mondo sia amore di diversità, proprio come questa qua. Se ho peccato d'amore,
anche a chi mi rubò la purezza del cuore. Quel peccato che c'è, che c'è dentro di me, è la cosa più bella e la porto con me. Conosciuto quel vento che
pettina le piume per poi volar via. Me lo portò suo padre da Bombay, disse io so che tu lo guarirai, ma poi di un tratto il pianto si smorzò e il pianto insieme al vento se ne andò, se ne andò. Della tua pace, Signore, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori, l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude, nella persona che ha bisogno di aiuto, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla alle nostre anime. Nel silenzio ci ha concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Quando l'alba si colora, quando il cielo si innamora del suo mare calmo, tutto blu. Quando il sole fa le fusa fra le nuvolette rosa, sento che la vita è tutta qui. Sento l'universo tutto quanto dentro me, e se guardo intorno tutto è grande più di me. Quando stringo delle mani o si abbraccio dei bambini, vedo cosa sono e cosa sei. Siamo sabbia fra le dita che va via come la vita che mi ha fatto vivere tra voi. E se chiudo gli occhi
sta morendo. Lo so. Come farò senza di lei? Come faremo tutte noi senza di lei? Ce la farete. Ce la farete. Lei ha gettato il semino. E voi, come tanti semini, crescerete e diventerete dei tulipani, tutti in fila sotto il sole. Io non voglio essere un semino. No, no. Tu sei il semino più bello del mondo. Da te, da voi, da lei. Nasceranno delle cose belle. Quali cose? Dimmene almeno una. Guarda, tanto per cominciare, te ne faccio vedere subito una. Basta che la trovo. Questa ti piacerà. Tieni. La tua fiaschetta da whisky. Eh sì, ho deciso di smettere di bere whisky. È il più bel regalo che mi potevi fare. Sì, adesso ho deciso di bere qualche altra cosa. Birra, rum, martini. Adesso sei tu la cinica. No, ho deciso di bere qualcosa che magari nemmeno si beve, però che ti arriva dritta in fondo all'anima. Ma sei sempre detto che l'anima non ce l'hai. Mi sa che me ne sta spuntando una piccola piccola. Grazie a un semino. Grazie a un semino. Ed ora dove andrai? In Africa. Ho sentito dire che lì c'è un missionario che raccoglie dei bimbi vittime di una guerra civile sia da una parte che dall'altra. Li mette su e li tira su bene. Chissà, forse è lui la mia nuova bevanda. E magari riuscirà a dissetarti del tutto da quella sete che ti porti dentro da sempre. A questo ci ha già pensato Madre Teresa. E te, ovviamente. Vabbè. Sei una brava persona. L'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo mi parte fra 2 ore. Io devo andare. Abbi cura di te. Grazie. Ah, una cosa. Ma se un giorno dovessi diventare famosa come Madre Teresa, ma solo a quel giorno, me la concederai almeno un'intervista? Sì, anche 2. Grazie. E che Dio... E che Dio ti aiuti. A pregare per lei, senza lei, che ha già pregato per noi. Lei sta là, forse fra un po' morirà, se ne andrà senza noi, chiuderà gli occhi suoi. Qui senza lei non c'è Dio, qui morta lei muore Dio. Sabbi per noi, lebbra per noi, buio per noi, morte per noi, morte che afferri le gole.
sentirsi nel cuore quel grido d'orrore per l'eterna morte su noi. Noi tutti tuoi, figli del mai, sei figli tuoi, mentre ci baci spargendo quel pulito fiero che brucia e ci scava. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Della tua pace, Signore, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è odio, io porti tanto amore. Dove c'è discordia, io porti l'unione. Dove c'è errore, io porti verità, Signore. Fa di me uno strumento della tua pace, Signore, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è dubbio, io porti tanta fede, dove c'è disperazione, io porti la speranza, nel mezzo del tuo amore, Signore. Essere consolato,
quanto di consolare per mezzo del tuo amore, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare, Signore, Signore, Signore. Allora, io vorrei presentarveli uno per uno e a modo nostro. Le indiane, Maddalena Bernardini, Giorgia Lanni, Nicoletta Mandatori, Francesca Gasparrone, Maria Antonietta De Angelis, Maria Grazia Cellini, Giulia De Angelis, Cristina Golino. Le nostre vallette, Maria Assunta Dadarelli e Ilenia Frateschi. Le nostre allieve, Fernanda Calzolari, Donatella Camilli. La morte e le indiane, Tamara Stefanelli, Giulia Pagliaroli. I nostri malati, Massimo Maggiarra e Giancarlo Lanni. Gli indiani e i giornalisti, Giuliano Grande, Daniele Bono, Mario Mandatori, Giuseppe Pellegrini. Le suore. Con calma, avrei da dire tante cose, ma non le dico, specialmente sulla prima suora che presento. Graziella Ruggeri, Sabrina Tanda e Sonia Bottiglia. Grazie, lo dico, no. No, no. La figura di Gesù è interpretata da Danilo Stefanellis, il foscaiolo santo. Il bello della diversità, una nostra new entry, Andrea Di Girolamo. La presentatrice e il cameraman, Elvira Ippolidi, Silvano Cencia.
Beatrice, Maria Antonietta Monocelli. Il malato Daniele Coletta. La donna indiana Tomasina Ippoliti. Il capo dei bramini Alessandro Frateschi. Mi è stato paura. Adesso saliamo a quelli che hanno parlato. Suor Bettina Patrizia Ippoliti. Il giornalista Giorgio Bono. Il volontario Davide Ciarmatore. Diregli, e manco la presento, la facciamo via in traccia, facciamo un applauso di chiglie grosse. Madre Teresa, Maria Grazia Totale. No, io devo fare un regalo a Maria Grazia. Vieni, regà. Tengo due ciambelle con gli un buco. Una a te e una a me. Di Uoccone. La nostra coreografa Felicita Bergamini. Questa musica togli apposta. Felì, stasera ti faccio un mazzo. Appunta tutto. Allora, adesso vorrei chiamare sul palco coloro che voi non li vedrete mai sul palco, però sono il nostro motore, senza di se sappiamo come deve la fare. Gino Liglieri, Vittorio Ceccia, Francesco Dei Giudici, Francesco Ruperti, Mirko Barbarelli, Alessio Piedicola e Loreto Olivieri. Stranieri, perché sono ancora tante. Avevo fatto un calcolo oggi tra piccoli, quindi quelli di Forza Militare Gente Junior,
questo gruppo e l'altro un po' più anziano, superiamo le 200 persone. E non sono poche. La mia assistente alla regia, Agnese Lanni. Cioè, tutte ma adesso non avremo bisogno di questo. Però un ringraziamento a Innocenzo Ventre, a Lumenavio, Ecchio, aspetta, allora Arellumena dall'altra parte, allora Arellumeniamo pure Fabrizio Candido e consorte di Fabrizio, che hanno fatto un anno di matrimonio l'anno scorso, l'abbiamo annunciato qui, e adesso speriamo che il prossimo anno facciamo un altro augurio, Fabrizio. Allora sempre illuminate lì, così cambio foglio dopo, va? Agnese mi ha scritto a penna. Ah, ecco, la DCA Eventi di Antonio Di Castro e i suoi ragazzi. Pure Vaccarella, aspetta, pure Vaccarella. Le registrazioni sono state effettuate da Andrea Madeccia. Voglio ringraziare la cooperativa Santina delle Fate per l'utilizzo del locale giù alla centrale olivicola per le prove, la parrocchia per l'utilizzo della chiesa di San Francesco, l'amministrazione comunale per gli spazi che ci ha dato, per il palco e per tutto, poco dentro i fogli. Aravangareta, aspettate. Allora, a dove è la ciambella? Chiamo sul palco ancora per ringraziarle e non finirò mai. Pina Ricci, Pina Totale, Giovanna Palma, Assunta Iannettone, Gabriella Cecconi, Antonina Mori. Non la chiamo sul palco perché è una tarda difficile che azzecca, però mi accende le luci un attimo. A una signora di 77 anni, Azzatele. È stata anche lei una delle grandi sarte che ha fatto gli abiti, insieme a Pina, che ha fatto anche la scenografia. Quando sta Pina? È sparita. Eccola Pina. Mi sono scordato qualcuno? Chi è? No. Mi sono scordato qualcuno? Pina, che cosa mi scordo sempre? Voglio ringraziare anche Saverio Del Monte per il gruppo elettrogeno, se no la corrente ne costava. Lo ringrazio Saverio, perché al gruppo elettrogeno ce lo porta con il pieno e noi glielo ridiamo vuoto. Grazie Saverio. Adesso dai l'altro microfono. Allora, il presidente pro tempore Elia Stefanelli, se c'è, non ne so visto stasera, non c'è Elia. Allora, pro tempore pure tu, primo sindaco, io parlo per la benedizione già nella data, io faccio il seccato, però se c'è dopo tu, no, sali subito. Sì,
Gli applausi. Lo vedremo tutte le sere. Prima al parroco, prima al parroco. Poi un parico di tutto. Prima al parroco. Cosa dire? Sicuramente tutto ciò che abbiamo visto sulla vita di Madre Teresa di Calcutta, se ognuno di noi facesse un minimo di quello che ha fatto lei nella sua vita, dando senso e valore alla sua esistenza, forse sia Sonnino che il mondo intero andrebbe un po' meglio. Non voglio essere lungo perché credo che al di là della teatralità delle musiche, dei balletti, il messaggio che è passato questa sera, e grazie veramente a tutti perché siete stati favolosissimi, è quello di essere attenti alle esigenze del prossimo. Madre Teresa, questa piccola, grande donna, matita nelle mani di Dio, si è lasciata scrivere nel cuore per essere colei che ha fatto toccare con mano quella parola che lei tante volte ha detto, l'amore. L'amore che c'è bisogno di riscoprire oggi, prima di tutto in noi stessi. E poi nell'amore in modo particolare, lei l'ha detto, con chi non vivi nella pace, con chi sei in guerra, con chi odi. Il messaggio di Madre Teresa è un messaggio che va al di là del cristianesimo, perché tocca tutte le culture, tutte le religioni, tutte le società, tocca tutta l'umanità. E allora Madre Teresa è segno e modello umano e cristiano. A lei dobbiamo ricorrere, alla sua intercessione, affinché veramente ci sia, e non a chiacchiere, quell'amore, quella realtà, quella solidarietà e quella pace che questa piccola ma grande donna, nel nome e nel cuore di Dio, ha voluto testimoniare. Grazie, grazie, grazie. Io sarò più breve, solo qualche minutino. No, breve davvero. Dirti grazie, ci ha pensato già il parroco, ci ha pensato il pubblico con gli applausi, ringraziamento dell'amministrazione comunale, è lo sforzo che facciamo tutti quanti insieme anche nel donarvi quel poco. Gli operatori comunali, Paolo, vanno ringraziato, che hanno montato il parco insieme, grazie alla supervisione di tutte le persone che li hanno aiutati. 200 persone, Paolo, in un gruppo teatrale non sono poche, 200 persone nell'istituto musicale, nella banda musicale non sono poche, sono un segno che il nostro paese sta crescendo anche verso la cultura, e questo è la nostra, il nostro semino più bello, il semino che diceva Giorgio. È il semino che cresce, che fa diventare migliori un po' tutti, che ci fa sperare per il nostro futuro. Questa è la parte migliore del nostro paese. Un grazie ai teatranti dell'Arca, a Paolo, il regista da sempre di questo gruppo, da tanti anni, 2006. Tanti erano bambini, come erano bambini quei ragazzi che hanno fatto Forza Venite Gente sopra le scuole un paio di settimane fa, tanti adesso sono diventati grandi, tanti di quei ragazzi sicuramente entreranno nel gruppo teatrale, abbiamo veramente una grande speranza di crescita e questo fa bene al nostro paese, al nostro futuro, ai nostri figli e a loro. Grazie per quello che avete fatto. Tanti erano... Sono diventati grandi anche quelli che con noi avevano fatto un posto a tavola Giuggi all'inverso, che è stato il nostro primo progetto con i ragazzi a scuola, e di quel gruppo qualcuno l'abbiamo già di qua, qualcuno lo vedremo il 12 agosto in piazza Garibaldi con Mamma Mia, non so, vero? 12 agosto, no?
la madre Giulia è a posto. Allora, noi vi diamo appuntamento al 12 agosto, però prima voglio ringraziare il bar De Cubis che ci ha fornito le bevande questa sera. E infine, con tutti quanti loro, vogliamo ringraziare voi. Mi dai la luce sul pubblico, grazie. Vogliamo ringraziare voi perché non ci avete mai mollato, perché avete creduto sempre in noi. L'ho scritto questa mattina su Facebook, dal 2006 non ci avete mai mollato. Da aggiungi un posto a tavola a venire avanti. Sono stati 12 anni di successo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. La foto di gruppo, con la foto di gruppo. Grazie a tutti voi. Siete stati di più. Non dico altro, di più. Grazie. Questa è la serata anche delle cose straordinarie. Ecco perché si sentiva male. Perché chi chiudeva era chi chiudeva. Sì, questo sente più forte. Desperato. Io volevo solamente mettere a conoscenza i cittadini, chi non l'ha visto su Facebook oggi, oltre quindi alla parte culturale, sono state premiate due aziende del nostro territorio per le migliori olive nazionali, sia l'oliva nera che l'oliva verde. Sembra una stupidaggine, non lo è, perché anche quella è economia del nostro paese e fa bene a tutti. Grazie a Impero Maggiara, che dovrebbe stare qui tra il pubblico, c'è la nipote sul palco. Grazie a Roberto Feudi, leader del Fra di Capocroce. Bagliù, Sordino è forte. Visto che il territorio deve averlo, ma noi siamo più forte. Mauro, decorazione. Grazie Mauro. Pure a Angelo, ormai è adottata, che c'entra, ormai c'è la cittadinanza onoraria. Allora, grazie a tutti e vediamo appuntamento il 12 agosto in piazza con Mamma Mia. E noi, voto di gruppo!